everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, parliamo dei nostri fondotinta preferiti. Sono qui con Meli, grazie di essere qua. Hola amici, grazie a te per l'invito, come sempre. Come va? Bene, tu? Bene, grazie. Poi se parliamo di base, proprio perfetto per me. Ho invitato Melissa perché Melissa, a differenza mia, ha la pelle secca, secchissima. Io ho la pelle invece mista grassa, quindi questo video... Sì, siamo diametralmente opposte. E per quello anche che quando facciamo i nostri video dove ci scambiamo le cose... ci divertiamo. Io tribolo come una matta, lei ride, perché comunque è diabolica, lei è sotto sotto. Quindi questo video vuole essere un aiuto per tutte le persone che ci seguono, affinché che possiate scegliere i nostri prodotti preferiti che utilizzeremo per l'estate, in un'ipotetica estate, quindi sia un consiglio per gli acquisti letteralmente. Vi lascio poi tutti i riferimenti di Meli qua sotto, troverete il suo Instagram, TikTok e YouTube, la potete andare a seguire e iniziamo. Ah, no. Quindi 5 a parto sempre troppo presto io, vai. Dimenticavo di una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance, iniziamo. Allora, che cosa abbiamo deciso di fare? Quanti fondotinta sono in totale? 5, giusto? Io sì. Ne ho provati 5 poi. Sì, 5 okay. Fondotinta a testa. Bene. Che dobbiamo argomentare e spiegare perché secondo noi sono adatti per la nostra tipologia di pelle. Oh yeah. Allora, secondo me uno ti stupirà in realtà. Vabbè, allora sì, se diciamo che io penso estate, la sera, perché comunque di giorno non è che uso sempre fondotinta. Però sicuramente cose che mi piacciono particolarmente sono le BB cream. Infatti io d'estate prediligo texture molto leggere, sottili e che vadano a idratare. Ok. L'anticristo. Questo per me è l'anticristo. Questa è la BB cream al ginseng di Herborian ed è una delle mie preferite, proprio perché lascia la pelle super rimpolpata e succosa e lascia la pelle quasi effetto bagnato. Baby skin effect, proprio perché ha questo effetto leggerissimo che va, non lo so, dovete provarla per capire. Dobbiamo fare un video in cui la faccio provare. No. E la cosa bella appunto è che comunque essendo una BB cream comunque va a uniformare bene l'incarnato. Ok. Ed è per questo che la amo tantissimo. Poi opacizzato ovviamente, anche duratura. Però okay. Vedete l'effetto com'è bagnato? È bellissimo. È terribile. Ok, allora vi mostro io un surrogato di questa roba qua per pelle mista grassa, quindi se vogliamo qualcosa di leggero, perché non sempre ovviamente quando fa caldo raga io vorrei strapparmi la pelle a volte dal corpo, quando senti il fondotinta che pian pianino si scioglie. Io utilizzo questo qui, Miss Drop, perché nonostante sia molto leggero e comunque non è super opaco, però comunque è abbastanza coprente e non mi dà quella sensazione di bagnato. Non è una texture bagnata questa. Ha un peso molecolare basso, quindi è percettibile sulla pelle e secondo me ha anche una buona durata, non è di quelli che ti si scioglie. Boh, io mi sono sempre trovata bene d'estate con questo prodotto, tra l'altro anche un prodotto inclusivo, esiste in varie tonalità, poi magari mettiamo i link di questi prodotti se li troviamo. Yes, this is drop from Fenty Beauty, it's really really good, molto molto bello, mi piace tantissimo. Ma tu l'hai provato? Sì, mi piaceva anche a me d'estate questo qua. Fenty secondo me è proprio pensato per chi ha più la pelle grassa. È vero. Perché anche i prodotti più idratanti su di me comunque a volte segnavano. Davvero? Quindi sì, lo idratavo bene, mettevo proprio primer belli corposi e anche questo mi piaceva, sì. Next! Allora, questo forse è il mio preferito in assoluto per tutto l'anno, per sempre, ed è il Light Reflecting Foundation di NARS. È vero, questo piace anche a me. Questo è super universale, sì. Perché nonostante sia leggero, è quello che ho su anche oggi, va proprio a uniformare benissimo e non si vede la texture, cosa fondamentale per me, perché appunto appena hai una zona un pochino più secca il fondotinta vai che te la evidenzia la perfezione. E tra tutti quelli di NARS comunque sono tutti validi, cioè c'è una vasta scelta per pelle grassa, secca eccetera, e questo in assoluto è diventato il mio preferito, quindi super consigliato. Al momento io, se mi interessa, uso Fiji come colorazione. Questo piace anche a me, vedi? Sì, ovviamente raga, su di me dura molto di meno perché tende a lucidarsi un pochino di più rispetto a un finish proprio opaco, però comunque valido, la mezza giornata comunque la fai. Io mi devo opacizzare di tanto in tanto dalla
quarta, quinta ora in poi devo un po' fare blotting paper, però comunque regge bene se fai una buona preparazione, quindi è ottimo, mi piace questa differenza dell'altro. Oh, bene, vai. Ah, anche tu hai Narsli. Sì, 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 la mia shade è Macao, è un fondotinta questo con finish soft matte. Mai provato questo. Questo è bellissimo, è anche super sottile, quindi come formula è molto moderna, perché okay, i fondotinti di una volta erano più pesantini. Sì, sì. E anche questo è molto inclusivo perché ha tantissime colorazioni, tantissime shades. Lo trovate sia da Sephora, mi pare, ma anche sul sito ufficiale di Nars. Io non lo sapevo, ma Nars c'ha l'e-commerce italiano. Ah, vedi. Vedi com'è leggero? Madonna, sì, non sembra per niente soft matte. Ah, però vedi come va subito ad asciugarsi. Sì, sì, si asciuga questo qua. Questo per l'estate è veramente bello. Sì, è tutto. È troppo sottile, sì, io sconvolta. Sì. Non si percepisce minimamente. No. E si è già settato. Poi è in odore, non mi dà... Io non ho notato irritazioni, niente. Mm. Questo probabilmente me lo porterò in vacanza. Ok, next. Yes. Allora, quello che appunto secondo me stupirà un po' Lori... Kylie Cosmetics. Marta. Perché questo, a differenza degli altri, è un pochino più a lunga durata, quindi un pochino più secco rispetto agli altri. Però, secondo me, appunto, per quelle serate in cui volevo proprio una full face strong d'estate, questo potrebbe essere la soluzione, proprio perché se è proprio tanto tanto caldo, gli altri potrebbero un po' lucidarmi anche a me. Mentre questo è perfetto, la perfetta di mezzo. Infatti, secondo me, la Kylie l'ha pensato sia per chi ha una pelle mista, quindi si lucida un pochino, sia per chi ha la pelle normale un pochino più secca, perché in base a come la prepari o la setti riesci a usarlo in diversi modi. E mi è piaciuto un sacco. Allora, questo è un ottimo fondotinta. Io ho notato che su di me tende a lucidare un pochino. Vedi, perché è proprio la via di mezzo. Esatto, cioè, sì, né per pelle grassa né per pelle secca, sta al centro. Ecco, se avete la pelle normale, questo qui va benissimo. Perfetto. E questa linea ha tantissime colorazioni, quindi è inclusivo, inclusivo, sì. Beh, io mi fa piacere che hai scelto 4N. Sì, anche perché appunto d'estate io penso che la mia pelle non sarà secca come l'inverno, e quindi questo sarà ancora meglio rispetto magari ad altri che sono proprio tanto tanto idratanti. Io adesso vado con una scelta low cost che mi ha stupito tantissimo. Ho cercato di trovare un equilibrio perché non tutti, vabbè, possono permettersi magari fondotinta, certo, che costano tanto. Quindi ho scelto questo qua, I Love Flawless Skin di Essence. Questo non è super inclusivo, nel senso che io ho visto che ci sono delle shade molto scure, però sono sugli e-commerce, nello store fisico questo secondo me non lo trovate. Però devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita da questo fondotinta, perché proprio è asciutto. Ah, sì, è cioè, questo è proprio asciutto. Cioè, se voi mettete un primer che vi va a togliere il sebo e applicate questo... Sì, no, cioè io mi ricordo che quando l'ho messo con... ho caricato un video dove lo utilizzo, che vi lascio tra l'altro qua, è un video full face essence, e a un certo punto tipo non avevo neanche quasi bisogno di mettere la cipria. Madonna! Guarda, yeah, è una cosa di shock. Vedi, Essence ci stupisce. No, questo l'ho provato anch'io insieme anche alla BB Cream, che non ho inserito in questo video perché comunque l'ho provati da poco, quindi volevo testarli meglio. Però è veramente bello, è perché è anche coprente. Sì. E non te lo aspetti. È vero, sì, è invece super coprente. Mi è piaciuto anche a me. È super coprente, tra l'altro questo ha un SPF 20, e quindi sì, questo per l'estate secondo me è valido. Mi dispiace solo che magari i fototipi scurissimi non lo riescono a trovare da ADM. È veramente un peccato, perché è davvero ottimo e costa niente, raga. Cioè, questo qui costa 2 lire. Altro fondotinta che mi sta piacendo tantissimo, Sweet, si chiama Glass Skin Foundation. Glass Skin. La guardavo apposta. Glass Skin. No. Ed è un altro dei miei fondotinta preferiti, proprio perché dà questo effetto luminoso, ma allo stesso tempo non ha una perla all'interno, quindi non va a evidenziare i pori o quello che potrebbe fare alcuni fondotinta quando sono troppo luminosi, tipo Make Up by Mario ad esempio. Lo sapevo che l'avresti nominato. Cioè, ci sono rimasta troppo male perché non vedevo l'ora di provarlo, ma purtroppo su di me appunto mi evidenziava proprio i pori. Questo invece è bello luminoso, ma non eccessivamente, quindi riesce anche a usarlo quasi senza cipria ed ha un effetto anche qua sottilissimo, quindi senza non... cipria. Quindi non, cioè, vai... tu a volte esci e non metti la cipria, non setti. Allora, un velo leggero giusto per mettere poi bronzer e blush lo faccio sempre. Però volendo si può anche non applicare, perché proprio è come se un po' si autosettasse, no? Quindi non è necessaria. Però io appunto per sicurezza la metto. Vedi che è proprio... aspetta, sì, è ancora facile. Però non è luminoso, no, 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 come no, questo qui. No, no, certo. No, quello quindi... lì è proprio il peggiore di quelli che hai nominato fino ad ora.
E quindi una volta appunto che passa un po' di tempo e si asciuga, dà un effetto second skin veramente bello, ma anche lui copre le imperfezioni come piace a me. Quindi okay, perfetto. E di questo uso da 04. No, questo è tanta roba, anche perché sembra piccolino, ma in realtà è uguale agli altri come ml. Ma è super portatile, quindi mi piace portarne magari anche due in vacanza, se mi abbronzo, mischiare le shade. Certo, sì. È comodissimo. Vedete, cioè, secondo me questo finish è la vita d'estate. Non troppo luminoso, ma neanche... Beh sì, è effetto seconda pelle su... Bellissimo. Altra scelta per me, drugstore, ma fino a una certa, perché comunque L'Oreal si piazza come fascia di prezzi medio, non è così economico. Questo qui è l'Infallible Matte Cover 24 ore. Questo matte pure è una linea abbastanza inclusiva, la trovate tra l'altro in diversi rivenditori, c'è anche su Amazon, sì, ci sono diverse scelte. Sì, sì, anche al supermercato. Sì, sì, questa è una linea secondo me buona. L'unica cosa di questa shade è che è un po' rossastra come sottotono, quindi io di solito la vado a correggere con un correttore un pochino più neutro per avere veramente il mio incarnato, ma comunque ti devo dire che è un fondotinta che si difende bene, lo trovo leggero, si opacizza quasi subito, quindi sì, lo consiglio perché ha un buon rapporto qualità-prezzo e perché fa il suo lavoro, fa il suo porco lavoro, non ha troppe pretese, ecco, è un fondotinta che esegue il suo compito in modo egregio. Quindi ve lo consiglio. Sai che io quando ero piccola lo utilizzavo un sacco, perché nella mia adolescenza la mia pelle era più grassa, ok, e usavo sempre lui, me lo questo ricordo qui, benissimo, tantissimo. Questo è ottimo e poi full coverage, questo copre tanto, che è una particolarità di fondotinta mattificanti del gruppo L'Oreal. Anche Maybelline, il Fit Me, copre tantissimo. Però ecco, a me piace più questo, mi piace di più perché ha questo tipo di applicatore, non lo so, mi piace di più. Questo si è assestato subito, è asciutto, raga. No, a me piace questo di L'Oreal. Ah, la Core Parfait. Bellissimo. Beh, la Core Parfait è leggermente più luminoso. Sì. Bello. Però quello piace anche a me, ti devo dire. Vedi? Sì, mi piace. È un fondotinta, secondo me, da tutti i giorni. E lo utilizzo un pochino più d'autunno-inverno, perché io ovviamente la pelle non è grassa, comunque non si lucida così tanto come l'estate. Infatti. L'estate quello faccio un pochino più di fatica, devo preparare bene il viso. Però sì, ecco, questo secondo me è un buon fondotinta, buonissimo. Quindi ve lo consiglio, e in più comunque ha una bella shade range. Allora, penso che mi odierete perché io non ho dato opzioni low cost per questo video. Però allora, mea culpa, glielo dovevo dire io, perché io ho proposto no, vabbè, a Meli. No, vabbè, in realtà dipende, secondo me alcuni low cost ce li ho nei preferiti, però li uso più d'inverno. Mm-hmm. Però, appunto, ti dicevo, le BB cream secondo me di Kiko e di Essence sono la skin ottime. Tint. Esatto. Raga, sì, la skin tint non so perché, ma piace anche a me. Questo è assurdo, ne stavamo parlando prima, ho detto come possibile che è super glowy, rimpolpante, da questo effetto proprio luminoso. Quella nuova, no? Quel... Sì. Mi piace tantissimo. Mi piace, vedi? Sì. Quella la proverò meglio perché l'ho provata solo durante il video, quindi non è che posso dire è la mia preferita, però sembrava proprio bella bella. Quindi, mi dispiace per voi, forse il fondotinta più costoso, Giorgio Armani. Anch'io per ultimo ho messo quello più pricey. Però ragazzi, allora va bene che... Io sulla base sono così comunque. Ma sì ragazzi, non riesco... cioè neanche io riesco. Perché sennò cosa... si spiattella tutto il make-up se non è una buona base. No, ma è proprio forse una preferenza. Se rispetto tipo le labbra riesco a usare tantissimi prodotti low cost, il fondotinta io ricado sempre. Fai conto che questo l'ho ricomprato perché l'avevo finito, e io che ricompro un prodotto dopo che ne ho 50 miliardi vuol dire che proprio mi è piaciuto un sacco. Anche io questo l'ho ricomprato. L'hai ricomprato. Poi ti dirò, vabbè. Comunque questo è il Giorgio Armani Luminous Silk nella colorazione questa 5.2, e mi piace proprio anche d'estate perché anche qua va a uniformare bene, ma è sempre sottilissimo, e sarà una cosa che dirò di tutti, però in particolare questo qua è bello anche proprio a fine giornata come rimane sul viso. Alcuni magari tipo questo di NARS in realtà un pochino sul naso me lo va a segnare. Oh, le nasolabiali. Sì, esatto, leggermente entra, mentre questo noto proprio che su di me è perfetto ed è anche levigante, cosa che appunto mi piace tantissimo, e l'ho fatto infatti usare anche mia mamma per un video che avevamo registrato e l'ha comprato anche lei perché vedeva proprio l'effetto levigato. Allora, questo fondotinta qui è ritenuto il miglior fondotinta per i photobooth e i red carpet. No, infatti viene utilizzato da tantissimi makeup artist, è proprio il fondotinta numero uno. Io devo utilizzarlo perché ce l'ho là, ma non l'ho veramente mai provato sul viso
preso e per diverse ore. Quindi sì, devo dare una chance. Per te non è abbastanza coprente. Cioè, ho questa impressione, perché comunque non è full coverage. Ok. È la base, appunto, che per foto e video secondo me è bella perché è più naturale. Però il fatto che vada a levigare la pelle è un punto in più che gli altri non hanno. Il mio ultimo preferito è questo qua. Così. Questo è l'Ultra Latent Foundation di Chanel, raga, questo fondotinta è pazzesco. E io mi ricordo, mi sa che tu non ti ricordi, che siamo andati una sera da te Macchigno e c'era anche con noi Deborah. Che ti ho chiesto che fondotinta e anche tu e Deborah, ma che cosa state utilizzando? Io vi ho detto, è questo. Questo qui, raga, vi fa il viso pazzesco, cioè vi fa proprio una base di porcellana. Poi è leggero, copre, è coprente, long lasting. Di questo non ho visto tutta sta shade range formidabile. Non ho visto un colore scuro come quello per esempio della Skin Tint di Essence, che invece ha dei colori molto scuri. Però raga, questo qui è bellissimo. Io infatti questo l'ho ricomprato. Ecco, e mi ha influenzato e l'ho comprato anch'io. Però appunto l'ho usato d'inverno e per me era troppo secco, giustamente. Però volevo troppo provarlo perché su di lei era così pazzesco. Ho detto, vabbè, io lo compro, poi magari lo uso l'estate. Però è vero che era proprio bello, appena applicato era super coprente. Mamma mia, wow. Pazzesco. E dopo, durante le ore, mi ero rinsecchita. Però per la pelle grassa è perfetto. Questo è un toccasana. Cioè, se voi ci avete la pelle grassa, questo io lo so, raga, che costa. Cioè, sì. Questo costa 50, mi pare, euro. Non lo so quanto costa. Costa tantissimo. Però, raga, è bellissimo. Cioè, questo è un fondotinta da mettere comunque, che ne so, in una giornata di matrimonio in Puglia, che c'è importante. Un caldo, sì. Ma scusa se ti interrompo, dove l'hai scoperto te? Perché Chanel non è un brand che dici vado da Sephora e compro, capito? O hai un visto da qualche parte? Perché ti giuro non ho mai visto. Allora, questo l'avevo visto in un aeroporto e siccome io non avevo mai avuto la possibilità di provare fondotinta di Chanel, ho detto ma cacchio, lo voglio provare, perché ho provato Shiseido, che secondo me ha dei ottimi fondotinta. No, Shiseido, quanto sono buoni, li ho finiti tutti, per quello non c'è. Sono meravigliosi. Poi c'è anche Dior e quindi ho detto ma perché, vorrei provare anche un altro così, certo, luxury brand. E ti racconto la storia, tra l'altro. Prendo sto fondotinta e c'era la tipa di Chanel con la puzza sotto al naso. Oddio. Che mi guardava della serie, cosa fa questa peasant qua, questa contadinotta, cosa vuole fare nella nostra gondola? Ok, quindi gli dico, guarda, siccome poi ti seguono queste qua, perché c'è pregiudizio. Ma è vero, mette ansia sta cosa che seguono. E quindi a me mi è venuta ansia, quindi l'ho appoggiato e non mi ricordo per quale strano motivo la tipa l'ha preso. Qui non so, non era attaccato bene e si è rotto tutto. Quindi la tipa era ancora più scappata. Che quanto gli sta bene, dopo sì, dirci. Sì. E si è indisposta ancora di più, però non era colpa mia, anche perché io il fondotinta l'avevo preso da qua, consiglio, prendeteli sempre dal corpo, mai dal tappo. Quindi io poi, siccome mi sentivo male, ma in realtà non era colpa mia, e lei mi guardava come se fosse colpa mia, ho detto, ok, this bitch, ho iniziato a farle tirare fuori tutte le cose dai cassetti. Veramente? Sì, no, detto, l'epica, posso vedere questo? Io, ok, mi faccia vedere questo, mi faccia vedere questo. Poi dopo ho preso questo perché mi piaceva la texture, l'avevo provato sul dorso della mano, gliel'ho fatto portare in cassa e poi non l'ho comprato. Ho detto, meno così, l'ho comprato poi da Sephora in Italia. Oh, vabbè, immagino lei che ha detto, ma scusa, dove è finita? Sì, perché she was really rude and I was like, no, I'm not giving money to this bitch. No, hai fatto bene, perché ogni volta si credono Dio sceso in terra, cioè yes, lavoro e devi trattare le persone male. Bene, cioè nel senso, anyways, raga, speriamo di avervi dato dei consigli per la vostra estate. Questi sono i nostri fondi preferiti per le nostre tipologie di pelle. Allora, domanda del giorno ti voglio fare. Sentiamo. Il tuo primer preferito se lo utilizzi per l'estate? Allora, sai che da un po' che non utilizzo primer perché non ne sono usciti nuovi ultimamente, quindi ho finito quelli che io stavo usando. Però d'estate io mi ricordo che usavo quello levigante di Smashbox. Ah,
perché il mio preferito di Smashbox è quello mattificante, raga. Ah, mamma, vedi, Smashbox con i primer, tanta roba. È pazzesco, infatti Smashbox è famoso per i primer. Sì. Loro sono Gesù Cristo in terra, sì, dei primer. Si vede proprio come le texture sono top. E il mattificante io l'ho utilizzato per le riprese di Trasformazioni Incredibili. Ah, quindi ti piace? Dura tantissimo. Io mi ricordo che mi truccavo alle 6 più o meno del mattino e quando finivamo le riprese, a volte anche alle 9 e mezza, io avevo comunque la base che era figa. Oh, tutto il giorno, sì. Assurdo. È veramente un buon primer, costa tanto, raga, cioè costa quasi 40 euro. C'è anche la versione mini di questi primer qui, quindi se non avete i soldi magari provate la versione quella travel, ma dategli una chance perché sono ottimi prodotti e io e Emilio non vi consiglieremo mai roba che non funziona, perché tanto ne va della nostra credibilità. Sì. Quindi questi sono i nostri best must haves nella nostra collezione da pelle mista, grassa a secca. Non so se tu ce l'hai mista secca o secca. Diciamo normale secca. Normale secca. Grazie mille, baby, grazie per questo video. Speriamo di esservi state utile. Sì, sì, sì. Ovviamente seguitela sulla sua pagina YouTube. Lei fa sempre un sacco di vlog. Vi fa vedere anche i suoi video preferiti, che io mi guardo, sinceramente. Li guardi, i preferiti? Sì, sì, li guardo. E gli ho detto che comunque deve farle anche lei, perché secondo me è un video interessante, perché parli magari di cose che non mostri, è vero, che però sì, usi nel quotidiano, e quindi è bello secondo me da scoprire. Yes, grazie ancora Meli per essere stata qui con me. Grazie a te. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!